Ed è partita questa prima bellissima senior femmine, la presa di casa in prima posizione, fare l'andatura, all'esterno la presa del San Mauro e due del San Benedetto. Adesso la presa del San Mauro nuovamente in prima posizione. Sono 36 ovviamente le atlete in gara per questo titolo italiano della 15.000 metri eliminazione. Dovrebbe essere adesso la tela del concorrenza Uruguay in prima posizione, fare la natura al passaggio 36, ricordiamo a meno 34 sarà Campana. Questo ancora Uruguay in prima posizione, Calucci, Luciani, adesso la Bormida, la tela della Mensana, queste le prime 4 posizioni in testa ancora concorrenza San Benedettese, le prime due posizioni restano invariate, le posizioni di testa adesso ancora San Mauro, Bellusco in prima posizione, quando siamo al passaggio del meno 35, 1,5 di gara, ancora l'atleta del San Mauro. A tirare questo giusto di 36 atlete, l'atleta 142 la Marletti in prima posizione. Le atlete adesso stanno affrontando il rettilineo opposto all'arrivo, quindi pochi metri e sentiranno la prima campana del meno 34, Brianza. Era in prima posizione, ma adesso c'è un alternarsi nuovamente in prima posizione quando siamo ai meno 34. Adesso si fermano due file, l'esterno Lulei, all'interno atleta 241 del Casier. Campana quindi si entra nel finissimo della gara, prossimo giro sarà eliminazione, inizia la serie di giri di eliminazione fino all'ultimo giro. Ancora Lulei, poi dovrebbe essere San Benedetto l'atleta in seconda posizione, poi Scalzenigo in terza, maestro adesso si entra nel vivo, siamo a meno 33, prima eliminazione per le atlete, eliminazione al passaggio. Di Natale in testa. E c'è la numero 89, Rita Monti, Greta, fermarsi, l'atleta della rotellistica Roseda Merate, la prima atleta a essere eliminata. E c'è la Di Natale adesso a fare la natura, gruppo che si è allungato più di l'andatura, ancora già elevata ai meno 32, al passaggio 32, quindi eliminazione al passaggio all'esterno. Adesso la prima dello Stato che mettersi forse in prima posizione su quella della Palucci. E della 749 Mezzalura Alessia, la prima che deve fermarsi perché appunto è eliminata. Mezzalura fermarsi, siamo adesso alla curva che porta al rettilineo, ancora la prima del Casier di prima posizione, poi Luciani in seconda, Di Natale, queste sono le tre posizioni di testa, meno 31 vuol dire all'arrivo eliminazione. Casier in prima posizione a fare l'andatura, Santo Vigo. Passa adesso per l'eliminazione. La numero 61 Cesca, la preda dell'Ospinea che si è fermata ma eliminata. Sì. Siamo all'eliminazione del numero 30, ancora Casier in prima posizione ma adesso è Paganelli.
E della 803 Cesaro Emma, Cesaro Emma, l'atleta dello Scaltenigo fermarsi. Scaltenigo Cesaro Emma fermarsi per favore. Siamo 1:29 al passaggio. Deve essere la Di Natale in prima posizione, poi la Paluzzi in seconda, all'esterno del solare, stanno si mettendo in quarta. Ed è la 766 del tramo ad essere eliminata in meno 29. Siamo alle curva che porta adesso le atlete al rettilineo per l'ennesima eliminazione di meno 28. Quindi ancora la Di Natale in prima posizione, Paluzzi quindi le prime due posizioni che sono invariate, Luciani al centro, all'esterno quella del casier. L'altro 19 Parma Rebetta, la treta del Belusco che sta passando adesso il rettilineo di arrivo, però la treta è eliminata a questo passaggio. E ancora la testa del gruppo, si avvicinano le prime posizioni, vediamo a passaggio chi sarà in testa e chi sarà in coda quando siamo al meno 27 e 6 minuti e 40 di gara. Da all'ennesima eliminazione al passaggio. E la 106 Merindi, Merindi Gaia, l'atleta del Green Team, fermarsi per favore. Quindi siamo al rettilineo opposto all'arrivo che deve essere la Merletti in prima posizione, l'atleta della Battiatore di San Mauro. Poi il casier Bellusco, dovrebbero essere queste le prime tre posizioni. Casier al centro pista, si allarga adesso il gruppo, si va al ventaglio per le eliminazioni del numero 26. Ed è la 7:60 per Renti Martina, Luna Sport Academy fermarsi perché è appunto eliminata. Ancora l'atleta del casier in prima posizione, casier San Mauro Bellusco, poi via tutto il gruppo che va ad affrontare il rettilineo di meno 25, 8 minuti di gara, ancora casier in testa all'interno, eliminazione al passaggio. L'atleta 849 a essere eliminata e a fermarsi. Ora tutto ovviamente compatto. Testa ancora l'atleta del casier in prima posizione, restano invariate le prime 3-4 posizioni. Quando al passaggio siamo a 24, si passa al rettilineo dove le prete affrontano l'ennesima eliminazione. Eliminazione al passaggio. Vabbè, fate la team. La ed è la 37 Vitale Lucrezia Savona in line per Massi per favore. Numero 37 Vitale Lucrezia per Massi per favore, numero 37. Numero 81 Paganelli a Milita, prima posizione per lei. Ovviamente si va alla eliminazione del numero 23, eliminazione al passaggio. Ed è la 139 Meucci Margherita, atleta della Mezzana, a essere eliminata, quindi a fermarsi. Ed è l'atleta del casier adesso a aumentare anche l'andatura. Merletti in secondo, l'atleta della San Mauro. Vedo la Luciani all'interno. Blue Way
in prima posizione, vediamo ancora si aprono le attese per questa decima eliminazione. Ed è la 232 giro di Anna, atleta del club, combina a fermarsi. Giro di Anna, quindi era l'atleta eliminata al passaggio. Ed è adesso la volta del gruppo che sta affrontando nuovamente l'uscita di tiro, quindi il rettilineo che porta le atlete ai meno 21 e quindi eliminazione 10:40 di gara. Lucania che si affronta la posizione a Casiera all'esterno. Giorgia. Va la giusta Rebecca, la tenda numero 90 della Rosetta Merato, deve fermarsi, eliminata. Quindi va la giusta, atleta numero 90 è l'atleta che è appunto stata eliminata. Ora giusto compatto, deve essere solo critica in prima posizione, se non erro. Guardiamo la presa della San Mauro adesso. La prima del ventaglio, la nuova per la nuova eliminazione della... Pensato Francesca, l'atleta delle Ostine a fermarsi per favore. Ed è la Luciania adesso in prima posizione, meno 19. Siamo ai meno 19, Luciani all'interno, Berletti all'esterno, adesso Berletti si mette in prima posizione all'esterno della Lombrigida che si mette in terza. 93 eliminata Palaschetti Irene, atleta della San Benedettesimo, numero 93 scusate, Palaschetti Irene, l'atleta della San Benedettesimo, deve fermarsi. Ancora Merletti, adesso Paganelli, in prima posizione Paganelli, Merletti, le prime due posizioni poi la Lollobrigida in terza. Un po' puntato, adesso ovviamente si aprirà il ventaglio con l'eliminazione medico. 93, Palaschetti eliminata. 93. Buttala fuori, sparisca. E adesso la 737 Piaggi, Sofia eliminata a fermarsi. E la 93, Palaschetti già eliminata a fermarsi. Quindi, ripetiamo, la 93... E la 737 Piaggi fermarsi, siamo ai meno 17, quindi 20 giri già fatti, e mancano 17, ma questo giro arriva nuovamente eliminazione al passaggio. Ed è la 244 di Natale Federica, che deve fermarsi, eliminata. Di Natale, 244, fermarsi, Di Natale. Quindi è la passaggio meno 16, nuovamente le atlete nel rettilineo delle porte all'arrivo, quindi nuovamente eliminazione al passaggio per Letti. E della 21, l'atleta della Mensana Bormida Giorgia eliminata, deve fermarsi. Tutto ancora capitanato dalla Merletti, l'atleta del San Mauro Torinese, poi vedo la Luciani, Paluzzi, Bluey, queste le prime 4 di testa, tutto compatto, quando siamo ai meno 15, 14:30 di gara. Ancora Merletti a fare l'andatura al passaggio, sarà nuovamente eliminazione dei meno 15. Cos'è la 140 Ronzani Laria, l'atleta dello Stato Unito, atleta eliminata. Ronzani fermarsi per favore,
Atleta 140 Ronzani, fermarsi per favore. Ronzani 140. Siamo a meno 14 al passaggio ancora per Berlin, prima posizione a fare l'andatura. Vedo una rossetta all'interno. Paluzzi al centro pista. E la 495 Rodriguez, la presa dello Stato Vigo, che deve fermarsi perché appunto è eliminata. Rodriguez fermarsi, ed è adesso la volta della Rue in prima posizione, dovrebbe essere poi Paluzzi dello Trigia. Queste le prime tre posizioni, adesso si entra nel vivo della gara, siamo in meno 13. Ancora il passaggio, eliminazione all'esterno, la prova del casiere per andare in testa e si riesce a stare a fine casiere, concorrenza. Ed è la 852 Elli Matilde. È la prima ammonizione per l'atleta 268 De Palma, quindi ammonizione per la 268 De Palma, ma è ancora una Marletti a tirare questa 15.000 metri senior femmine. Marletti, quando al passaggio siamo ai meno 12, quasi 17 di gara. Marletti si va alla sprint per questa eliminazione, attenzione! È l'atleta del Casier Bond Berber ad essere eliminata e quindi a fermarsi. Ora gruppo compatto. Attenatori San Mauro, Scaltenigo. Le prime due posizioni adesso per Lusco si mette in seconda, ma è sempre la Merletti in prima posizione a fare l'andatura, è meno 11 al passaggio, quindi vuol dire che sarà nuovamente eliminazione. Vedo la Rulway che si mette in seconda, Paluzzi al centropista per pensare nelle prime posizioni seguite dalla Luciani. Corsini, ed è la Corsini Giulia, si deve fermarsi, quindi l'atleta del Red Black Roller Team Corsini Giulia, fermarsi per favore. Settecentocinquantuno Corsini, per favore fermarsi. Corsini, ok, nuovamente il primo della gara è meno 10, volata per questa eliminazione. Ed è De Palma Lucrezia, 268, essere eliminata, fermarsi. De Palma, si è creato un buco nelle retrovie, vediamo se la rossetta riesce a farsi sotto, così è per questa eliminazione dei meno 9. Siamo ai meno 9, quasi 140 di gara, ancora per le prima posizione, Paluzzi la si mette in seconda. Signor Maschi all'appello, 758 tagliata Roberta Maria, fermarsi per favore, atleta della Priolo Gargallo, fermarsi, tagliata, fermarsi per favore, tagliata Roberta. Siamo ai meno 8 al passaggio, ancora 7. Otto giri scusate al passaggio, ancora eliminazione di Rivera all'interno, Marletti all'esterno per la prima posizione, si va all'eliminazione. Ed è la loro Brigida Giulia, atleta eliminata al meno 8. Giusto ancora contatto guidato ovviamente dalla Marletti, l'atleta della Patriatori San Mauro. Marletti in seconda posizione, la prima di casa della San Benedettese, poi Rulway, queste le prime tre posizioni. Si va fuori! Dai fuori! Siamo all'eliminazione del meno 7,
della 81 Paganelli Rene, fermarsi, atleta 81 Paganelli, fermarsi. L'atleta 410 Balanzano ha munizione per lei, ma siamo già al rettilineo dei meno 6, si entra nel tiro della gara, l'ultimo 6 giri, ancora una Marlet in prima posizione per questa 15.000, Saluzzi in seconda. Corsini Giorgia, l'atleta della città di Buenos Aires da Gallo deve fermarsi, Corsini è eliminata. Siamo al rettilineo opposto all'arrivo, vediamo ancora la Marletti in prima posizione, Saluzzi, Blueway, le prime tre posizioni di testa. Siamo già alla curva, all'uscita di curva che porta la sede ai meno 5. Siamo ai 21 e 10 di gara, ancora Marletti, Saluzzi per l'ennesima eliminazione. Balanzano, 410 eliminata. Senior maschio all'appello. Siamo ai meno 4. Adesso è ancora Marletti in prima posizione, Paluzzi in seconda. Adesso è la volta della Rossetto Elena 851, Rossetto Elena, l'atleta che deve fermarsi. Rossetto fermarsi, ora Paluzzi che viene alta l'andatura, quando al passaggio siamo ai meno 3, 22 abbondanti di gara, ancora l'atleta della San Mauro, all'esterno invece la Paluzzi per restare tutti qui nelle prime posizioni, si va allo sprint. Ed è la Saronni, fermarsi Sofia Saronni, 838, fermarsi, eliminata. Saronni, fermarsi per favore, siamo al rettilineo opposto alla prima, ancora la Merletti, Paluzzi, Uruguay. Le prime tre posizioni sono rimaste in 5 per questo meno 2 al passaggio, 23 minuti di gara, si va all'ultima eliminazione ed è ancora volata, vediamo all'arrivo. 43 Luciani, l'atleta che è stata eliminata alla penultima eliminazione perché al passaggio saremo all'ultimo giro, ma ancora però siamo al rettilineo opposto alla diva, ovviamente c'è la Merletti che controlla la situazione. Merletti, Paluzzi, Rilei, sono le prime tre posizioni, si va all'ultima eliminazione, attenzione atleta, l'ultima eliminazione e poi sarà anche l'ultimo giro, l'ultimo giro, si va all'eliminazione ed è la 142 Marletti, potrebbe essere eliminato adesso, però si va per il titolo italiano. Gatti, Paluzzi, Burley, sono le tre atlete che si giocheranno il titolo italiano, gli ultimi 300 metri per loro, ancora Gatti, si trova adesso all'esterno, la Paluzzi prova a sorprendere tutti questa volata, si va sotto la tela delle concorrenti, sarà volata sulle per il titolo.